Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Ultima domenica del tempo ordinario, solennità di Cristo, Re dell'universo. Celebriamo la sua regalità, la sua signoria, una signoria ben diversa dalle nostre categorie umane e mondane. Non a caso il Vangelo è quello della crocifissione, che nella prospettiva di Luca manifesta la vittoria dell'amore. La croce rivela un re, il vero re, che regna amando. Mentre ai piedi della croce i capi religiosi, i soldati lo insultavano, istigandolo a scendere perché potessero credergli, invitandolo a pensare a se stesso, a salvarsi la pelle, a mettere in mostra un potere oppressivo, lui resta lì, continuando a pregare, a soffrire, a offrire con amore e per amore. La croce rivela il vero re, che non si tira indietro quando amare chiede il sacrificio, che continua a fidarsi del Padre e obbedirgli anche quando sembrava non valerne la pena. E proprio così regna, proprio così ci salva, proprio così spalanca le porte del cielo. Miei cari, se servire è regnare, e se il vero potere che Gesù ci manifesta è dare la vita per gli altri, ci fa bene chiederci: io sto vivendo secondo questa logica? Dato che la vita è un dono da donare, la sto mettendo a servizio degli altri? Sto imparando a sentire il bene dell'altro come mio bene? In fondo anche noi, miei cari, nei singoli atti quotidiani siamo chiamati a scegliere: regnare, dunque servire, o lasciarmi andare all'egoismo, occuparci del nostro ego o del prossimo, cercare ciò che voglio io o quel che è gradito a Dio. Farmi i fatti miei o aprirmi all'opera che Dio vuol fare in me, sapendo che, come diceva qualcuno, se non servo, a che servo? Ma vogliamo focalizzare la nostra attenzione soprattutto su un punto. Se Dio regna amando, dov'è nella sofferenza? Faccio una doverosa premessa. Chiaramente non è mio intento esaurire questo argomento in 5 minuti, e soprattutto quando si entra nell'ambito della sofferenza si entra in una sorta di terra sacra. Dio stesso non ha voluto portarci dotte spiegazioni, ma ha voluto farsene carico, condividendola e attraversandola per primo, per riempirla della sua presenza e del suo amore. Zoomiamo, per così dire, proprio sulla scena della croce. Gesù è lì crocifisso tra due ladroni, due briganti, probabilmente due rivoltosi come Barabba. Uno dei due vive questo momento con rabbia, il cosiddetto cattivo ladrone. In un certo modo riconosce Gesù e gli dice: se tu sei il Messia, salva te stesso e noi. Non è solo un insulto, è anche una disperata richiesta. Il cattivo ladrone, in fondo, è soltanto uno che sta soffrendo terribilmente, che si avvia alla morte, ma senza un senso. E si aspetta un intervento di Dio in un certo modo, come dice lui. Potremmo allargare: ma se ci sei, Signore, perché soffro? Ma se mi ami, perché non mi togli questo problema? Quante volte sarà uscito dalle nostre labbra? Attenti, Gesù tace. Gesù non dà risposte, non si mette a fare una sua difesa, a cercare di convincere il ladrone, ma sta lì, resta. Lui per primo attraversa quella sofferenza unito al Padre, e riempie la sofferenza della sua presenza, trasformandola, elevando la categoria di redenzione. Lui ha voluto per primo attraversarla, bere fino in fondo quel calice. Perché? Perché tu potessi scoprirti non solo nella tua croce, perché aprendogli il cuore tu potessi sapere che ciò che vivi non ha l'ultima parola e non è inutile. Don Tonino Bello, tra le cose meravigliose che ha scritto e che ha detto, a tal proposito disse così: dire che con il vostro dolore contribuite alla salvezza del mondo può sembrarvi letteratura consolatoria. Ricorrere alle frasi fatte degli occhi che vedono bene solo attraverso le lacrime può essere inteso come insulto gratuito. Ma dirvi che sulla croce un giorno c'è salito un uomo innocente, e che sul retro della croce c'è un posto vuoto dove un altro innocente chiamato a far compagnia ai rantoli di Cristo, appartiene al messaggio inquietante e pur dolcissimo che un ministro della parola non può né accorciare né mettere tra parentesi. Chiamalo il tuo Signore. È un nome breve, non può non sentirti, è inchiodato appena dietro di te.
Perché è importante questo, miei cari? Dov'è Dio nel dolore innocente? Guardiamo la croce. Potremmo dire Dio è nel dolore dell'innocente. Anzi, è Lui il dolore innocente. È Lui l'unico vero innocente che ha sofferto per amore facendosi carico del male presente nel mondo. In questo modo Gesù, il Figlio di Dio, si è per così dire unito alla passione di ogni essere umano, a tutti coloro che soffrono, ai bambini, ai malati, ai torturati, agli emarginati. Nulla delle loro sofferenze va perduto e ogni volta che vediamo un fratello o una sorella che soffre, possiamo riconoscervi la presenza di Gesù e impegnarci per alleviarne il dolore. Dunque il Signore non è lontano dalla nostra sofferenza, anzi potremmo dire che è proprio lì, si rende incontrabile lì, viene a salvarci anche e proprio lì. La sofferenza in sé non è un valore, ma nella sofferenza io posso incontrare la sua presenza. Posso imparare a viverla con l'atteggiamento giusto, non in qualcosa che subisco, ma in qualcosa che accolgo e offro. Come diceva un bravo vescovo, scoprendola come una chiamata ad amare di più. Bellissimo. Quella mia sofferenza può far massa con le sofferenze di Cristo e diventare un atto d'amore con il quale mi dono, o l'atto conclusivo di una vita che diventa donazione completa, messa nelle mani di Cristo per la salvezza del mondo. L'altro ladrone, il cosiddetto buon ladrone, si approccia a Gesù in modo totalmente diverso. Costui intuisce che in Gesù c'è qualcosa di grande, di misterioso. Non sta morendo disperato, non risponde agli insulti con gli insulti. Chissà, forse lo ha sentito pregare, intercedere per chi lo stava maltrattando. Scorge in lui un amore più grande. Intuisce che quello è veramente un re e che sta andando verso il suo regno. Che la croce non ha l'ultima parola nella sua vita. E cosa fa? Si affida a Gesù. Sono molto belle le parole che dice. Anzitutto riconosce le sue colpe e corregge l'altro. Potremmo dire si mette in una giusta posizione davanti a Dio. E aiuta anche l'altro a ricollocarsi con umiltà davanti a lui e afferma l'innocenza di Gesù. Non lo colpevolizza. Intuisce, come vi dicevo, che in Gesù c'è qualcosa di grande, c'è qualcosa di più. E cosa gli dice? Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Non gli chiede di tirarlo giù dalla croce, né chiede un intervento posticipato nel tempo. Intuisce che Gesù sta andando da qualche parte e gli chiede di essere portato nel cuore, nella memoria. Ricordati di me. Chiede di stare in relazione con lui. Gesù a lui risponde e non soltanto gli dice che si ricorderà. Gesù dice: in verità ti dico, oggi tu sarai con me nel paradiso. Siccome stai con me, siccome hai chiesto di stare con me, non soltanto sarai nella mia memoria, ma sarai con me nel paradiso. Così il primo ad entrare in paradiso è un ladrone pentito, capace di riconoscere in quel volto sfigurato di Gesù la presenza del vero re. Cosa è il cielo? L'essere con lui. E già qui ed ora possiamo assaggiarne un po' aprendogli il cuore. Miei cari, cosa può trasformare una sofferenza in via di salvezza? Cosa può infondere pace in mezzo alle cose più dolorose? Una cosa: aprirmi la relazione con Cristo. Il ladrone resta su quella croce, ma potremmo dire che quella sofferenza è come un tunnel del quale in fondo vede la luce. Sa di non essere solo, sa che non è senza senso, sa che quella croce non ha l'ultima parola, ma l'ultima parola ce l'ha Cristo e la sua parola è: oggi tu sarai con me. Cari fratelli e sorelle, in questa solennità di Cristo, Re dell'universo, apriamoci con rinnovata fiducia a Lui, che viene a servire, ad amare e a salvare la nostra vita. A Lui, che non viene a darci risposte a tavolino, che non ci salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza, trasformandola in via di salvezza, in chiave di accesso al paradiso. E se davvero lo accoglieremo, se lo lasceremo regnare, se lo lasceremo amare in noi e attraverso di noi, potremo diventare segno della sua presenza per tanti.
Sì, perché come diceva bene Robert Kea, di Dio nella sofferenza non bisogna parlarne per difenderlo, ma per essere sua presenza, testimoniandolo amorevolmente con la nostra presenza, discreta e attenta. E mi piace concludere citando Etty Illesum, una donna agnostica che il Signore ha fregato con il suo amore. Ci ha provato in tutti i modi a farne a meno. Arrivò ad accoglierlo nella sua vita e a dire: "Sei mio e io sono tua". Una sera capisce che sta per entrare nel campo di concentramento e disse: "Se Dio non mi può aiutare, sarò io ad aiutare Dio in me". Il giorno dopo diventò preghiera. Per tutti il campo di concentramento era negazione di Dio, per lei no. Pregava dicendo: "Mio Dio, sarò tua presenza. Ti aiuterò a non morire in me e non ti darò responsabilità perché so che noi saremo responsabili di tutto quel che abbiamo fatto". Che bella preghiera. Sarò tua presenza. Ti aiuterò a non morire in me. Ti aiuterò a regnare in me. Cari fratelli e sorelle, celebriamo Cristo, Re dell'universo, un Re che non troneggia a distanza, ma che entra nella nostra vita e nella nostra sofferenza per salvarci e portarci in paradiso. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.